Ciao Caciotti, allora questo qui vuole fare il provino per il mio team. Un team molto ma molto forte il mio. Oh cavolo, ragazzi, devo fare il provino per il team di Hermose. Ma non so che sono Crazy Mad. Questa sarà dura, come potrei fare? Sì, questa potrebbe andare bene. Sì, vorrei fare il provino. Ciao Verbosse, ciao, voglio fare il provino per il team. Posso? Ma che cacchio di voce c'hai? Ma c'hai la voce da stupido, sei uno stupido, sì, sei. Ma sono fortissimo, posso fare il provino per il team? Ti prego, sono un tuo fan. Ho visto la live, ti prego. Sì, sì, lo so che sono uno famoso, però stai tranquillo, cioè contieni. Lo so che tutti quanti vorrebbero vedermi, però tranquillo. Si crede famoso, ragazzi. Adesso ci penso io. Ok, vai, sono pronto. Andiamo. Quante kill devo fare per passare il provino? Quante? Beh, ovviamente mi devo uccidere, cosa molto difficile. Ti ricordo che io sono stato uno dei giocatori più forti al mondo. Sì, è quello in pubblica, dico, quello insomma nelle partite normali. Quante kill devo fare? Quante? Minimo 5. Andiamo, ci sono. Andiamo. Ovviamente prima di iniziare, codice matto nel negozio oggetti. Ragazzi, ci tengo tantissimo, e se shoppate qualcosa fate la foto e inviatemela su Instagram. Guardate che skin fighissime. Mi raccomando, ci tengo tantissimo, solo per i più matti. Detto questo, andiamo. Ciao, allora sì, dimmi. Allora, senti, è molto difficile questa sfida. Devi fare 5 kill. Ma io sono fortissimo, te lo giuro, riuscirò a entrare, non ti preoccupare. Sono fortissimo, non puoi capire, sono veramente uno dei più forti in Italia. Sono veramente assurdo, non ti preoccupare. Stai calmo. Ragazzi, lo so, fammi un attimo parlare. Ti voglio dire che questo qua è un team competitivo, ovviamente riceverai. Sì, io ci credo, nel senso, nessuno sta mettendo in dubbio. Cosa riceverò? Ma voi pagate come team? Cioè, siete fuori. Ovviamente, noi siamo un team professionale a tutti gli effetti. Cosa, ragazzi, daremo? Sì, cosa pagate? Allora, cosa daremo? Sì. Uno, le mie magliette autografate, ovviamente. Le sue magliette autografate. Perché come lei sa, io sono un personaggio pubblico, sono un personaggio famoso, e quindi ho anche delle magliette. Sì, ovviamente. Poi cosa date in cambio? Poi le mie calze. Le sue calze. Oddio. Le calze con sopra la mia faccia. Voglio le sue calze, per favore. Mi dia le sue calze. La prego, posso entrare nel team? Voglio entrare nel team. Stai calmo. Ovviamente entra solo gente forte. Tu mi assicuri che sei forte? Sì, quello mi deve curare perché il lag mi ha preso. Ma sei morto, sei. Ragazzi, ma che solo i nabbi muoiono, ok? Solo i nabbi muoiono. Guarda, impara, sfigatello, guarda, impara. Guardiamo, impariamo, Ma cos'è il lag? Il lag! Ma che lag? Ma l'hai visto? Ma che lag? Ma è scarso, Per favore, posso avere un'altra possibilità? Io sono un fan. Tranquillo. Okay. Allora, a me ha laggato e quindi sono giustificato. La tua giustificazione qual è? Anche a me ha laggato. Come no? Tutte scuse da principiante. Ah, io scusa e lui no, mamma. Questo è completamente fuori di testa. Ragazzi, ho avuto un'idea geniale. Adesso dimostreremo a Hermose che siamo fortissimi, così lui ci vorrà nel team e poi scoprirà che dietro il Button 02 c'è Crazy Mad. C'è gente! Fammi vedere quanto sei forte, okay, dai. Sì, ti faccio vedere. Ragazzi, ok, è il nostro momento. Sto pushando. Ti ricordo che devi fare 5 kill. Vado, aiuto. Aiuto, un atterrato. Ma ti devo sempre salvare io, Un atterrato, aiuto. Ma cosa? Senti, guarda in para. Ok, Trisixi, tranquillo. Trisixi. Ok, basta. Confondo l'avversario. Bravo. Ok, ora ti spiego. In poche parole, a un certo punto, non puoi capire, è arrivato tipo un gatto e è passato davanti alla TV. Dopo lo caccio. Che sta dicendo? Ma non ci crederò mai a queste scuse.
Questa volta sono sicuro che ce la farò, ok? Ce la farò questa volta. Cioè, sono pronto. Sì, sì, aspetta. Ho già parlato col gatto, gli ho detto che se lo rifà lo caccio di casa. Ok, ok, quindi, bene, bene, bene. Quindi non morirò più, tranquillo. Ok, per noi c'è gente da me, quindi ho bisogno di aiuto. Già ne ho creato uno. Cattivo sono Garfield, cattivo Garfield. Non passare davanti, non passare davanti alla TV. Aiuto! Ok. Aiuto, non ho messo sì, il gatto. Sì, arrivo, tranquillo, stavo parlando col gatto, stavo parlando aiuto! Col gatto. Garfield, ma ti togli! Ho bisogno di aiuto! Ma vuoi entrare nel mio team? Devi batterli da solo, devi batterli da solo, devi essere capace di batterli da solo. Ok, ok, ci provo. Ehi, c'è niente, guardi! Sono fortissimo! Ma Garfield, si mette in mezzo! Vabbè, dai, ti volevo spiegare. L'ho killato! Posso entrare nel team? Ti prego, sono un tuo fan! Ti prego! Ti piace come l'ho killato? Sono fortissimo! Sono stato bravo! Sì, sono però sai forte. Com'è? Pure io l'avrei uccisa quello là. Soltanto che mi è passato il gatto davanti alla TV. Sì. Chat, volevo parlare. Perché non so se tu lo sai, il matto 02, ma sto in live. Sì. E beh, volevo parlare di un argomento che diciamo che... E quell'argomento? Dimmi, quindi... Oh, stai calmino, che poi non ti do le cazzo. E quale argomento? Quale persona? Su, dai! Di Crazy Mad, lo conosci, no? Il mio ex. Ah, è il tuo ex? Non è il tuo ex Crazy Mad? Vabbè, sì, comunque lo conosco. Sì, è il mio ex, lo conosco. Quello là che, capito, mi mandava le fotine. Oh, ma che stai dicendo, ragazzi? Ma vabbè, questo è fuso. Volevo dire che Crazy Mad è un ragazzo molto carino, soltanto che in questo periodo non mi sta più piacendo il suo atteggiamento, perché... Pensate quando scoprirà che sono io. Uno non mi manda più le putine. Non capisco perché. Ok. E poi? Poi non lo so. Non mi risponde più ai messaggi. Cioè, fa come se è geloso. Non ho capito cosa sta succedendo. Ho capito. Comunque, li vuoi killare? Vuoi entrare nel team? Sì. Vuoi le mie calze autografate? Le vuoi le mie calze autografate? Sì, allora voglio. Sono fortissimo, vero? Te la cavi. Poi tu sei fortunato, non c'hai gatto. Ragazzi. Che sta succedendo? Il matto 02. Sì, ricordati dimmi. I miei insegnamenti. Ok, se li lo posso entrare nel team. Per favore, sono un tuo fan. Ti prego. No, tutti quanti sono miei fan, dai. Ti prego, posso entrare nel team, se li killo. Certo, però devi killarli. Ok, ci provo. Ma perché? Scusa. Tranquillo. Lo so che sei agitato. Comunque stai giocando con una persona famosa come me. Tranquillo. Scusa, è che non volevo. Non entrerò mai nel team, Piermonte. Ti prego, posso entrare nel team? Mi dispiace, lo so che tu sei sotto pressione perché giochi con delle persone famose come me, però non posso, ok? Non ce l'ho fatta. Senti, il matto 02, io oggi sono veramente gentile. Io sono un bravo ragazzo e quindi ti voglio dare l'ultimissima possibilità. Seriamente? Sì. Che devo fare? Tranquillo, se mi batti in 1v1 entri nel mio team. Oh, è perfetto, ragazzi. Proprio quello che mi serviva. Però ti avviso. Carico molto bolla. Forte. Sono molto forte su Fortnite. Paura, quindi sarà molto difficile battermi. Ci provo. Sei pronto? Ragazzi, siamo pronti. Non piangere. Ok. Adesso vedremo chi piangerà. E quando scoprirai che sono Crazy Mad. Oh, ma perché non si modifica? Ho le impostazioni sbagliate, cavolo. Allora, Lo batteremo lo stesso. Let's go. Sono fortissimo. Come hai fatto? Come hai fatto a battermi? Allora, posso entrare nel team? Cioè, vero, si arriva a tre. No, si arriva a tre. Aspetta. Stavo un po' laggando. Ok. Eccomi. Sono pronto. Ragazzi, questo player deve entrare nel mio team. È veramente forte, cavolo. Io ma mi sto veramente impegnando ai massimi livelli, però è veramente forte, raga. Che sta dicendo? Cioè, non ho mai visto niente. Nessuno può battermi perché io sono troppo forte, però questo qua mi... Come ha fatto? Sono contento. Non ci ho capito niente, raga.
È troppo forte, raga. Lo voglio nel team. Lo voglio nel team. E allora posso entrare nel team, eh? Certo, certo. Facciamo l'ultimo round. Okay, se lo vinci, okay. Devi per forza entrare nel mio team. Ok, vai. Io ho le magliette autografate, i calzini autografati. Sì, voglio entrare nel tuo team. Meri di entrare nel team. Voglio entrare nel team, voglio entrare nel team. Guarda, eh. Bam, 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 bam. Guarda, no, no. Ora mi fa il trick. Ora mi fa il... Oh mio Dio! Non ci sto capendo nulla. No, raga, è troppo forte. No, raga, è troppo forte. Sono fortissimo! Mi ha confuso. Non ci credo. Ma quanto sei forte, Fra? Ma perché? Ma... Ragazzi, hai convinto che sono fortissimo. Ma allora posso entrare nel team? E sono dentro, sono ufficialmente dentro. Certo, tu sei immediatamente dentro. Se vuoi domani ti mando il contratto. Ok, sì. Dimmi dove abiti, ti mando il contratto per il team. Abito in crazy milione punto numero 200. Aspetta, come ti chiami? Via crazy milione 200. Crazy. Via crazy milione 200, sì, è la mia via di casa, si chiama così. Crazy. Ma è una strana via, lo sai? ragazzi, mi sa che lo sta capendo. Oddio, aspetta, sarà bello. Aspetta, ora la cerco un attimo su Google. Ok, non cercarla su Google, bro, perché se la cerchi su Google potrebbe venire che scopri la mia vera identità e non conviene. Ma perché non mi trova nulla? Bro, te l'ho detto perché... Il matto 02, credo che ti sei sbagliato, il matto 02. No, bro, non mi sono sbagliato. È semplicemente che forse non puoi scoprire la mia vera identità. Cioè, non voglio che tu scopri che io sia Crazy Man, capito? Ma che poi hai cambiato voce? No, oh. Che ho cambiato voce, bro. È solo l'impressione, fidati di me. Non ho cambiato veramente voce. Cioè, ma non è stato mi controllo. No, ma no, no, tu no, sei no. Il mio ex. Il tuo ex? Ma che stai dicendo, boss? Ma tu sei completamente rimbambito, mannaggia. Oh, che cosa hai fatto al matto 02? No, ora lo rivoglio. Lui doveva entrare nel team. Ma sono io. Sono io, Crazy Man. Mi stavo vincendo un altro per... Mi sono infiltrato nei tuoi provini, in sostanza, hai capito? Cioè, tu mi stai dicendo che per tutto questo tempo ti sei finto un'altra persona? Sì, ti boss. Ti hai fatto uno scherzo? Era per un video su YouTube, capito? Cioè, non so se... Non me ne frega niente del video su YouTube, di quello che sei. Ora tu entri nel mio team. Ma perché hai dimostrato di essere veramente questa forte. Questa è bella! Allora, tu non hai capito, boss, ma io ho il Team Mad, capisci? Il Team Mad dove faccio tantissimi provini. Non posso farti entrare. Senti, a me non mi frega proprio niente. Hai voluto fare il provino per il mio team e ora entri. No, non hai capito niente, boss. Era solo un video, cioè era solo per uno scherzo, senti. Capito? Non posso entrare nel tuo team perché ho già un altro team, capito? Senti, cioè, infatti che sono famoso, io conosco Salvini e potrei denunciarti. Chi conosci? Salvini? Ma che me ne frega, ti conosci tu? Non sono me ne frega famoso, niente. Sono famoso e quindi conosco gente molto importante e ti potrei buttare in carcere, ok? Quindi tu ora entri nel mio team. Entri nel mio team. Aspetta, mi stai minacciando per caso di denunciarmi, boss, eh? Sì, proprio così, ora entrerai nel mio team. No, tu non hai capito niente, io non entro nel tuo team. Senti, sfigatello, facciamo così. O entri nel mio team oppure mi mandi... una foto del cosino. Che schifo, ma sei completamente impazzito. Ok, allora entri nel mio team. Allora entri no, nel mio io team. Non entro nel hai tuo deciso? Team. No, non fare lo sfigatello. Ora entri nel mio team. Ora entri nel mio team. No, boss, tu non stai capendo, ok? Io nel tuo team. Ah, denuncio. Mi denuncio. Telefonate, eh? Ma per cosa? Ci metto poco a chiamare il 118. Ma ci metto veramente poco. Ma il 118 è il 118. Ma è l'ambulanza il 118. Vabbè, vai. Ok, benissimo, non mi entro nel mio team. Ti denuncio senza come problemi, denuncio? Io non c'ho problemi. No, non mi frega niente se sei il mio ex. Mi denuncerai, ma non sono il tuo ex. Mi denuncerai veramente per uno scherzo. Ma stai scherzando, spero. Sì, poi però quando ti arriva una letterina a casa. Quando ti arriverà una letterina a casa. Ma non dire, non piangere. Non piangere. La letterina boss. Sarà una bella denuncia, ok? Sulla denuncia ci sarà sì. Ok, Crazy Mad, ci vediamo domani. Quando ti arriverà una letterina a casa, salutami, ok? Ma chiamami. Tu vuoi denunciarmi? No, boss, mamma. Sì. Stai scherzando. Domani vado al 118 e ti faccio una bella denuncia. Ciao, ma scemo. 118 è l'ambulanza. Che stai dicendo? Sei uscito? No, ma io dico, vabbè, ma solo io posso incontrare gente così scema. Ragazzi, se mi arriverà veramente una denuncia, ve lo farò sapere. Per il matto oggi può essere anche tutto. Airboss rimarrà sempre Airboss. Non lo sentivo da 2 mesi. Ma non è cambiato, è rimasto sempre un BM.